Ciao, ciao a tutti e bentornati sul mio canale o benvenuti se è la prima volta che passate di qua. Oggi volevo farvi un video, spero veloce, ma poi non sarà sicuramente veloce perché comincerò a chiacchierare di altro, ma per chi mi conosce sia sul blog che negli altri video sapete che io racconto sempre un po' di me, di quello che è la mia famiglia, delle cose che succedono, quindi è una chiacchierata e poi vi mostro le cose che ho comprato e che ho scoperto. Qui da noi fa un caldo estenuante, come penso anche in tutte le vostre città, sono appena uscita a 33 gradi, in casa ne ho 25 e se andiamo avanti così io penso di non arrivare ad agosto perché soprattutto nella mia situazione sto male veramente. Stanotte non ho dormito dal caldo, mi sono alzata, mi sono fatta due docce senza lavarmi i capelli perché li avevo lavati ieri, ma con questo caldo, cioè ragazzi, veramente io non lo so. Vabbè, speriamo che sia solo una situazione momentanea, che poi almeno di qualche grado le temperature riescano a diminuire, perché se il riscaldamento me lo spengono in ufficio perché dobbiamo risparmiare, immaginatevi voi se accendiamo anche il condizionatore. Quindi ci siamo capiti, ma va bene. Allora, vi faccio vedere un piccolo svuota la spesa Tigotà soltanto per quattro prodottini, ma volevo farveli vedere perché sono passata un po' di tempo fa dal Tigotà per prendere i miei soliti detersivi. E ho visto delle cosine, dovevo fare un regalo a una cara amica e quindi ho preso anche delle cose che ho visto e che mi piacevano. E poi invece volevo farvi vedere dei prodotti che ho scoperto da MD che io non avevo mai notato, non dico non avevo mai visto perché mi sono accorta che tante volte non guardo, cioè penso di non averli visti, ma invece poi i prodotti ci sono, perché vado diritta a fare la spesa con le mie cose segnate sul foglietto per non farmi tentare, vado nei reparti che conosco, prendo quello che mi serve e mi dimentico comunque di essere magari un po' più scrupolosa su alcuni prodotti che vedo negli altri svuota la spesa dalle altre amiche e quindi dico che queste per me sono delle novità, sicuramente per la maggior parte delle persone non saranno novità perché le avranno già viste, saranno già usciti, però per me sono delle novità. Iniziamo dai prodotti di Tigotà. Ah, volevo dirvi, una settimana molto importante quella che è passata, a parte tutti i successi di Mattia, per chi mi segue su Instagram o comunque per chi è anche su Facebook, ma per chi mi segue e conosce i miei figli, sa che ho il rastone, avevo il rastone in classe, in casa, non ce l'ho più. Sabato pomeriggio è entrato in casa ed è andato in bagno e con la mia forbice da cucito, quella professionale, quella per tagliare la stoffa, si è tagliato tutti i rasta. Se andate sui social vedete la fotografia perché è una cosa, cioè ha cambiato veramente aspetto, è ritornato il ragazzino di 16 anni che era quando ha cominciato a farsi i rasta. Io non ho mai avuto nulla in contrario, non sono per queste cose, non mi interessa come uno si veste, come uno si pettina, di che colore è, non mi interessano i tatuaggi, l'importante è che sia una brava persona, un bravo ragazzo, e cosa che lui è, però capisco che l'abito fa ancora il monaco da noi e in tutto il mondo e quindi secondo me alcuni giudizi che gli sono stati dati anche in maniera così correttiva erano anche per il suo aspetto. Ma lasciamo perdere, questa cosa non mi interessa. Comunque è entrato in casa, è andato a tagliarsi i capelli e ovviamente spelacchiato tutto, io poi con la macchinetta ho cercato di risistemare, mi sembra di aver fatto un buon lavoro, ma vabbè, ha dato un taglio al passato, ha dato un taglio a quello che era un po' il personaggio che si era costruito da adolescente, da ragazzo in cerca di sogni, adesso quello che è stato e quello che deve venire verrà. E quindi nulla, anche questa cosa ci ha veramente un po' così scioccato, scioccato nel senso che non pensavo che lui arrivasse adesso a una decisione del genere. E invece, vabbè, niente, siamo contenti anche di questa cosa. Ma veniamo all'argomento del nostro video. Se vedete che sto prendendo colore perché va bene, non ho un ventaglio, devo andare a comprarmi un ventaglio che è una cosa molto utile sicuramente perché davvero io sto morendo. Comunque, che cosa ho preso da Tigotà?
Allora, ero alla ricerca di un profumo o comunque un'acqua profumata fresca da portarmi magari in borsetta da portare in ufficio e non ho mai provato nulla di Tesori di Oriente, ne ho sentito parlare benissimo. Ma non so come mai non mi ci sono mai approcciata. Non ho nulla contro Tesori d'Oriente, ma non ci ho mai pensato. Ecco, andando al Tigotà passeggiando nelle varie scansie, ho visto i tantissimi prodotti di Tesori d'Oriente e ho deciso di provare questo profumo, che si chiama Profumo Aromatico Alte Verde Matcha ed è una profumazione davvero molto molto fresca. Io l'ho utilizzato solo una volta perché poi volevo farvelo vedere. È davvero freschissimo. Si sente all'inizio un mix di profumi agrumati. Il tè matcha, francamente, non lo so, nel senso che non so che profumo abbia il tè matcha. Quindi potrebbe anche sapere di tè matcha, ma io non sono un'esperta. Sento il muschio e anche un fondo legnoso, cioè è molto fresco, è sicuramente femminile, ma ha quasi un profumo di acqua di colonia di una volta della mia nonna, non lo so, molto molto buono. Adesso leggiamo insieme se riesco a vedere che cosa dice delle note olfattive. Allora, un bouquet fresco e raffinato che rende, ragazzi, non vedo più niente, che rende omaggio alla tradizionale cerimonia del tè giapponese. L'esordio fresco e frizzante degli agrumi, allora avevo indovinato, non ho letto prima, e vabbè, anche se avessi letto non succede niente, però non ho letto prima. E del pregiato tè matcha si fonde con l'energia e il colore delle spezie, legni preziosi e note muschiate. Ecco, io forse prima dei legni preziosi ci sento la nota muschiata, è veramente molto molto buono. Per dare origine ad una fragranza equilibrata ed intensa che rigenera e distende i sensi. Ecco, penso che questo sicuramente mi accompagnerà per quest'estate perché lo trovo veramente fresco, energizzante, sì, molto, molto agrumato, molto, non so come dire, buono, buono, dico che è buono, ecco. E quindi ho provato questo, adesso vorrei provare anche il altre profumazioni. Sono alla ricerca di qualche altro profumo fresco per l'estate, per non andare sempre sui miei Elizabeth Arden, che sono sicuramente un must per me perché ogni anno ne compro uno o due e ogni anno li amo sempre di più, mi piacciono sempre, però così volevo provare qualcosa di diverso. Adesso cercherò, anzi, se avete magari qualche profumo fresco agrumato, a me piacciono soprattutto ultimamente i profumi agrumati con all'interno sentori di pera, quella frutta sì dolce, ma non troppissimo dolce, quindi non lo so, magari non saprei come dire. Dunque, se avete dei profumi da consigliarmi, io apprezzo perché sono proprio alla ricerca di un altro profumo da poter abbinare per l'estate. Di questi pochi prodotti di Tigotà non mi sono segnata il prezzo perché quando poi ho preso lo scontrino, non mi è venuto in mente, però vabbè, sono prodotti che trovate dappertutto e quindi non low cost, diciamo tutti i prodotti low cost, non penso ci siano dei prodotti a parte uno che superi i 10 euro, o forse anche quello l'avevo trovato in sconto. Poi, un altro prodotto che ho preso e di cui ho sentito parlare bene, e anche la mia amica Simo, al quale l'ho regalato, mi sta dicendo che si sta trovando benissimo, è questo contorno occhi biologico dei provenzali alla rosa moschetta, testato su pelli sensibili, idratante, antiborse, sì, sono anche capace di parlare oggi, ma sono troppo stanca, non ho dormito. E io non lo apro perché ne ho già tre che sono in uso e poi ve ne parlerò più avanti perché ho trovato due contorno occhi che sono al bacio, mi sto trovando benissimo, è una settimana che li sto usando e davvero mai più senza. E quindi niente, ho voluto comprarlo, lo terrò nelle mie scorte, il PAO comunque è di 6 mesi e dovrei riuscire comunque a consumarlo, ma non lo apro così mantengo il PAO intatto.
Poi il prodottino che vi dicevo che forse costava più di 10 euro, ma se non ricordo male in quel frangente era in sconto, è il famosissimo siero in crema alla vitamina C di Garnier. Con l'altro mi sto trovando benissimo, lo uso alla mattina e anche qui volevo farvi un video su tutta la mia linea alla vitamina C con il quale mi sto trovando benissimo e mi piace proprio tanto. E questo l'ho preso perché sicuramente con l'avanzare del caldo probabilmente farò tutto in uno, quindi crema e siero in una volta sola senza poi passare alla crema idratante ma mettendo soltanto l'SPF. E anche questo non lo apro ma è stato consigliato da tante youtuber, da tante amiche per il costo che ha comunque da quello che ho sentito il suo lavoro lo fa, vi saprò dire. Ah, poi ha un SPF 25. Allora, io non uso il 25 in questo momento, il 25 e il 30 lo uso d'inverno, mentre già dal mese scorso ho cominciato a utilizzare il 50, però male non fa, quindi va benissimo. E poi una chicchina di make up che mi piace tantissimo e che avevo visto da Elisabetta R, che lei è la donna, oltre che essere la regina del Lidl, è secondo me la regina dei prodotti make-up Essence e Catrice. Questa bellissima palette che mi rappresenta, perché questi colori sono i miei colori, ho altre palette con questi colori, ma non potevo assolutamente non prenderla perché è veramente stupenda. Ci sono dei colori matte e sono questo fucsia, aspetta che tiriamo via, ecco, questo, poi questo viola, quest'altro rosa più tenue, ma sempre bello colorito, bello acceso. Ci sono degli shimmer, che sono questo, no, ho sbagliato, questo, e questo sopra, che è questo viola meraviglioso, e c'è un glitter che, vabbè, io i glitter non è che li uso tantissimo, se li metto poco, riesco sempre a fissarli sul pennellino, spruzzo il fissatore del trucco che metto a fine make-up, mi rimangono, non mi scendono, non mi fanno fallout, si dice così, cioè che non me li ritrovo sotto la palpebra, mi piace. Se volete proviamo a switchare, vediamo se sono più brava della volta scorsa. Allora, switchiamoli. 1, 2 e 3. Facciamo così. Ok. Sono molto carini. Il viola sopra è quasi un po' con dei riflessi azzurri. Mi piacciono molto e sono questi primi tre in alto che vi ho switchato, vabbè, dai, lo sapete che sono molto casereccia, ma so che anche a tanti di voi piace così, non sono un'esperta, non voglio esserlo, non potrei diventarlo perché non ci capisco niente, qua è solo una questione di gusto. Poi facciamo i fucsia e ve li metto qua sotto. Ullallero, che fantasticheria questo, ragazzi. Poi, anzi, ne ho messo anche un po' troppo, francamente. Ok, sì, ne ho messo un botto. Questo. Wow, questi sono quasi, no, non dico fosforescenti, ma belli questi, wow, non li avevo ancora provati, sono stata brava. Questi sono gli altri tre, 1, 2 e 3, e sono questi in mezzo. E proviamo gli ultimi. Non ho portato una salviettina, che oca che sono, ho tutte le mani viola, benissimo. Vabbè, il glitter che cadrà sicuramente, ma vabbè, poi questo ce lo vediamo. Oh, questo è più delicato. Belli, 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 come mi piacciono. Domani la uso.
Ecco, diciamo che la parte secondo me più intensa è la riga centrale e questi sono gli altri. Ecco, vabbè, ho fatto una figura un po' meno meschina dell'altra volta, però mi sono dimenticata le salviettine, fa niente. E questi sono gli ultimi tre. Belli, molto molto belli, mi piacciono, sono contenta di averla acquistata anche perché era l'ultima. E guardate che carino anche il pack. Tutto in tessuto con il ricamo sopra e stranamente lo stand era in ordine e non era devastato come di solito con praticamente i tester che non esistono più perché se li rubano, le scatole completamente strappate e vabbè. Adesso mi alzo un secondo, vado a lavarmi le mani, se no impastriccio tutto quello che ho qui e poi ritorno e cominciamo la parte dei prodotti del MD che ho scoperto, mie scoperte ovviamente. Un attimo che torno. Eccomi. E quindi vi stavo dicendo, questi quattro prodottini sono le mie ultime scoperte di Tingo Tao, o comunque i miei ultimi acquisti. Ma veniamo ai prodotti che ho comprato dal MD. Per comodità, sono stata brava, non ho qui lo scontrino, ma mi sono segnata i prezzi con un pennarellino indelebile, così ve li posso dire. Allora, io questi prodotti non li avevo mai visti, nel senso che non avevo mai guardato, non ci avevo mai fatto caso. E a parte uno che ho sentito recensire da Elisabetta, gli altri francamente non li ho mai neanche tanto sentiti, probabilmente sono molto vecchi e io li ho scoperti solo adesso, quindi va bene. Se siete nei paraggi, anche perché l'MD, adesso faccio sempre confusione, l'MD che c'è nella zona qui di Lecco è veramente molto piccolino, quindi tante volte anche i prodotti che io vedo nei vari svuota la spesa arrivano, non dico dopo settimane, ma veramente dopo mesi. E non ci sono tante referenze, non ce ne sono proprio poche, perché probabilmente essendo piccolo danno molta più importanza anche a tutto quello che è il reparto alimentare e di detersivi, anche se non sono proprio tantissimi. E quindi nulla. Io ho scoperto queste cose, ve le faccio vedere, così poi dopo le posso anche mettere in ordine perché sono rimasti in un sacchetto per un po' di tempo. Allora, ho trovato di questa linea che è Neoveda, spero che si dica così, biologico, un olio idratante da massaggio. Questo era nel reparto della linea dei bambini. E è al 99% di ingredienti naturali, è certificato ICEA e con estratto biologico di calendula e olio biologico di oliva e di jojoba. Ho voluto provarlo, così per vedere se sul corpo, visto che sto finendo quell'altro anticellulite, non che io abbia delle pretese su questo che sia anticellulite, ma mi sono accorta che comunque la mia pelle ama molto l'olio corpo e quindi ho deciso di provare questo. Questo io l'ho pagato, sono 100 ml e l'ho pagato 2,39 euro. C'è un PAO di 12 mesi, è molto bella anche la confezione, mi piace tantissimo. L'etichetta veramente deliziosa e quindi ho provato questo. Poi, che cosa ho trovato? Ho trovato questa acqua micellare 3 in 1 mousse. Ho detto, toh, guarda, una mousse che fa praticamente diventa un detergente. E qui, se non sbaglio, mi pare di aver visto che c'è proprio scritto di risciacquare, quindi adesso cominciamo, soprattutto l'ho trovato nei prodotti low cost, a dire la verità, o comunque in prodotti non famosi, in marche famose dove dicono di risciacquare, invece qui proprio dice acqua micellare 3 in 1, deterge, illumina e strucca viso, occhi e labbra con fiori di pesco e fiori di cotone. Dermatologicamente testato, è prodotto, se riesco a leggerlo perché è scritto su flacone trasparente, prodotto e confezionato da Cosmo Project, che ho già sentito nei prodotti sia di MD ma anche di Eurospin, se non ricordo male. Mi pare che Meli Made in Sud l'avesse più volte nominato questa azienda, quindi è probabile che facciano comunque i prodotti per i discount.
Non ho mai provato nulla di questa azienda, vi saprò dire cosa ne penso. Qui dice proprio una detersione delicata e rispettosa degli equilibri cutanei grazie a un'acqua micellare che strucca efficacemente, svolgendo nel contempo un'azione purificante. Fiori di pesco e di cotone, dalle proprietà addolcenti, ammorbidenti e illuminanti. Il risultato è una pelle perfettamente detersa, fresca e vitale. Modo d'uso: applicare sul viso, massaggiare dolcemente e risciacquare. Quindi bravi, bravi che l'avete scritto. E questa mi piace tra l'altro molto anche il pack, anche di questo, sono tutti molto carini. E questo l'ho comprato da provare. Ah, la linea, tutti i prodotti di questa linea sono della Botanica, che io non conosco, e li trovate al MD, per chi è di Lecco, all'MD che c'è vicino all'Istituto Fiocchi, così. Poi voluto provare una BB cream, perché adesso con questo caldo il fondotinta neanche da parlarne. Sto utilizzando le due che ho comprato di Essence, con le quali mi sto trovando veramente molto bene. Oggi non sono capace di parlare, perdonatemi. E così, questa l'ho vista, c'era scritta medio chiara. Allora, medio chiara, un paio di balle, se vogliamo dirlo, però sembra molto scura se voi la vedete, perché l'ho provata questa. È molto molto morbida. Io ve la provo, non so dove si prova qua o si prova qua. Proviamola sul polso o comunque. Ma è leggera e a me serve veramente, come vedete, praticamente non c'è molta differenza. La proviamo anche. Il profumo è molto delicato, vedete, non si vede praticamente, uniforme all'incarnato, ma il colore non è forte. Ne proviamo un cicinin anche sul dorso della mano, come vedete. Sì, vabbè, forse faccio, ma sono proprio una truzza, come direbbero i miei figli. Mi sembra che comunque rispecchi abbastanza il mio incarnato e non si veda la differenza. Quindi molto idratante, molto molto idratante. Anche questa ha un SPF di 15, e cosa ci dice? Ci dice un'emulsione che si fonde dolcemente sulla pelle per un immediato effetto di bellezza. Speciali pigmenti rendono l'epidermide più omogenea e luminosa, mentre il burro di karité bio e l'olio di mandorle dolci bio donano idratazione, nutrimento e compattezza, facendo ritrovare alla pelle un tocco morbido e vellutato. Effettivamente è proprio morbida. Morbida, non è unta assolutamente. Guardate, dopo che l'abbiamo spalmata, non luccica, ma è molto molto morbida e idratante, quindi secondo me anche questa potrebbe sostituire tranquillamente la crema giorno, utilizzando poi soltanto l'SPF e andare di BB cream. La proverò, mi piace, la sento proprio bella asciutta, ma al contempo morbida ed idratante. Questa è sempre dermatologicamente testata e l'ho pagata 2,79 euro. Passiamo poi, sempre della stessa linea, ho trovato, tadan, ma non potevo non comprarle, anche perché di maschere la Lucia ne usa veramente tantissime e meno male che le usa. E ho trovato la prima, che è maschera all'argilla purificante con estratto di limone e tè verde. E sono sempre prodotte dalla Cosmo Project. E questa è una, vediamo cosa ci dice. L'applicazione regolare di questa maschera per il viso conferisce alla pelle un aspetto giovane e fresco. Trattandosi di un trattamento purificante, l'argilla verde di origine vulcanica, avente proprietà antibatteriche, purificanti e detossinanti, aiuta a controllare la produzione eccessiva di sebo e a migliorarne l'aspetto. Il burro di karité assicura il corretto apporto nutritivo alla pelle, mentre l'estratto di tè verde e l'estratto di limone assicurano un'azione astringente
antiradicalica e tonificante. E queste le ho pagate 1,99 € per 75 ml e un PAU di 12 mesi. Non le ho aperte, vediamo se sì, non hanno la pellicolina che protegge. Vediamo, allora tanto poi le utilizziamo. Ah, che carina questa. Maschera all'argilla lenitiva. Questa ha un colorino color albicocca. Oh. Buona. Sì. L'albicocca si sente. Allora, questa che vi ho spalmato, vedete? Non si vede. Maschera all'argilla lenitiva con rosa gallica e liquirizia. Come fresca. Mi piace. Mentre di questa ci dice: l'applicazione regolare di questa maschera per il viso, adatta a pelli sensibili e delicate, conferisce un aspetto giovane e tonico come l'altra. Trattandosi di un trattamento lenitivo. L'argilla rossa, avente proprietà purificanti e rimineralizzanti, aiuta ad eliminare ogni tipo di impurità in modo delicato ma efficace. Il burro di karité assicura il corretto apporto nutritivo alla pelle, mentre la rosa gallica e l'estratto di liquirizia assicurano un'azione astringente, tonificante e rinfrescante ed idratante. Vi saprò dire, adesso apriamo questa che vediamo, sempre della Botanica. Sempre dermatologicamente testato, questa invece è bianco sporco di verde o di giallo. Che buon profumo! Hanno dei profumi buonissimi. Ecco, me le aspettavo molto più dense, invece sono proprio come una crema. Ecco, vediamo cosa ci dice sull'applicazione. Applicare un generoso strato del prodotto sul viso, evitando la zona perioculare. Tenere in posa 10-15 minuti e rimuovere con acqua tiepida. Una lieve sensazione di calore durante l'applicazione potrebbe essere percepita ed è sintomo dell'azione purificante dell'argilla. Anche in questo? Sì. Ok. Questa è molto asciutta. Quasi. Sì, come quando mettete quelle creme opacizzanti. Sì, poi oh, hanno dei profumi che sono veramente buoni. Mentre questa maschera all'argilla illuminante con estratto di miele e fiore di porcellana. Cos'è il fiore di porcellana? Non lo so, devo andare a informarmi. Non ho mai sentito che esistesse un fiore di porcellana. Vabbè, qua ci dice sempre la stessa cosa, il burro di karité assicura il corretto apporto nutritivo alla pelle, l'argilla gialla con l'estratto di miele e l'estratto di fiore di porcellana assicura invece un'azione purificante, antiossidante e illuminante. Vediamo il colore anche di questa che tanto li utilizzo. Oh, che spettacolo ragazzi! Un bel giallo sole estivo. Ah, qua si sente che c'è il miele. Nella stesura si sente che c'è il miele. Buona. Buona, buona. Le proveremo e poi vi saprò dire. Allora, vi dicevo 75 ml per un costo di 1,99 €. Ma poi c'erano anche questi. Questi erano in offerta. Detergente intimo con estratto di aloe vera biologica, sempre della stessa linea. Vediamo se è prodotto. No, è prodotto da un'altra azienda, da Jackson SAS, via del Commercio 3, con Correzzo Monza Brianza, vicino a me. Allora, la linea è sempre la Botanica per 250 ml, detergente intimo, dermatologicamente testato. Con estratto di aloe vera biologica ottenuto tramite un processo di estrazione che preserva la naturale composizione della pianta originaria, naturalmente ricca di polisaccaridi, vitamine e minerali, a basso contenuto di tensioattivi per una formula ancora più delicata che non aggredisce il normale film idrolipidico della tua pelle. Formula dermatologicamente testata, sicurezza garantita. Formulazione studiata
in modo da mantenere la colorazione innata del prodotto. Qui c'è un vento che le vele, qui le tende a vela, adesso mi si strappano, arrivano giù in fondo al lago. Vedrai se non è vero. Va bene, infatti c'è un bel po' di arietta, che meraviglia. E questo l'ho pagato 1,89 euro. E vediamo, PAO 12 mesi. Siamo quasi alla fine. Sempre della linea dell'oglietto, da bambini, ho preso crema fluida corpo 95,05% di ingredienti di origine naturale, certificato ICEA, flacone al 100% in plastica riciclata, ma allora anche questo? No, questo non lo dice, va bene. Eco biologico, nutriente, rinfrescante, dermatologicamente testato, crema fluida corpo, non contiene petrolati, coloranti, siliconi, materie prime certificate. Dermatologicamente testato, test clinici eseguiti presso l'Università di Ferrara. Direi che vediamo cosa c'è. Regala al tuo corpo la naturale morbidezza con la crema fluida corpo ecobiologica. La sua formula arricchita con olio di argan e fuori d'arancio protegge e idrata la pelle lasciandola morbida e piacevolmente profumata. Questo è prodotto da Union Cosmetics, che ho già sentito, sempre mi sa menzionato da Meli e da Elisabetta, e l'ho pagato 2,99 euro per 250 ml con un PAO di 12 mesi. Anche questo non l'ho aperto e anche questo per me è una novità. Dulcis in fundo, potevano mancare. Queste le ho trovate, ci sono anche adesso, scontate a 1,29 euro. Sono mousse doccia, ambra e muschio bianco, iris e frutti rossi. Di queste ne prendo sempre un sacco perché tre in uno sono comodissime, perché dicono vanno bene per la doccia, per il bagno, depilazione e idratano anche. Sull'idratazione ve lo saprò dire, però sono ottime e quindi la Lucia queste non le mangia di più, veramente di più, ne fa fuori un casino, e a questo prezzo le ho prese. E queste sono prodotte da Bergen, non ho mai sentita, SRL, via Roma 90, Castel Azzano, Verona. Come ultimo prodottino del quale io sono molto orgogliosa, lo so che sono stupida, ma quando vedo nei discount dei prodotti che sono prodotti da aziende del mio territorio, e questa azienda che è la OPA, che io la conosco molto bene perché è un cliente dell'azienda in cui lavoro, e la conosco perché agli inizi della sua fase lavorativa Paolo aveva lavorato per questa azienda, collaborava con un'altra azienda che lavorava per loro. È un'azienda seria, sempre come si dice, alla ricerca di nuovi orizzonti, non so come dire, non è mai ferma, non mi vengono le parole adesso da dire, ma è un'azienda davvero, vabbè, lasciamo perdere, molto solida, che è della mia zona, cioè, o meglio, l'altra azienda della stessa, diciamo, aziende gemelle è qui a Lecco, e questa è a Oggiono, che è a pochi chilometri da Lecco, è sempre nella provincia di Lecco. Questa azienda io la conosco davvero molto bene, sono contentissima di vedere e di trovare nei supermercati i loro prodotti. Ho trovato anche altri prodotti comprati all'Eurospin, che vi farò vedere in un altro svuota la spesa, perché sono qua, ciao, non finiamo più. Comunque, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di Clio Sun Gold Aqua Bronze, sensazione di freschezza con glicerina vegetale e olio di argan, olio di cocco e aloe vera, senza fattore di protezione. Io questa l'ho presa chiaramente
non per abbronzarmi, perché a parte la mia settimana che farò in montagna con il gruppo famiglie, le mie vacanze stanno ferme lì, però per rinfrescarmi durante la giornata, se magari sono in cortile e non fa troppo caldo, comunque proprio per darmi una spruzzata di freschezza, sono 500 ml a un PAO di 6 mesi. Elisabetta infatti consigliava di aprirlo proprio al momento dell'utilizzo, perché a lei è capitato che poi non ha forse neanche rispettato il PAO e ha dovuto buttarla, quindi l'aprirò soltanto ad agosto. O se fa così caldo, l'aprirò adesso e la consumerò velocemente. Flacone in plastica, erogatore in plastica, etichetta in plastica. Anco ci dice anche come è composto il PEC. E questo viene 2,39 euro. Anche questo lo trovate ancora in offerta, perché io l'ho preso giovedì, se non ricordo male, insieme alle mousse doccia, e le trovate ancora in offerta, perché sul volantino le ho trovate ancora in offerta. Quindi, se vi interessa, ci sono ancora. Non ce n'erano tantissime referenze, però non so se al mio MD va tantissima gente che fa come me, che non guarda bene queste cose. Va bene, bella gente, io vi saluto, adesso vado a rinfrescarmi un attimo perché se schiatta, mamma mia, mi sembra che mi si sciolga persino il trucco, anche se ho messo veramente un velo di crema colorata, fa veramente troppo caldo, ci si è alzato un bel venticello, ma con i 34 gradi fuori non vado fuori, rimango in casa. Io vi do appuntamento ad un prossimo video, non so bene. Anzi, vi volevo chiedere una cosa. Mi hanno regalato parte di un baule antico dove ci sono salviette ricamate, i camicioni di una volta della nonna, delle fasce ricamate. Li stavano buttando via. Io quando sento queste cose, quando si butta un pezzo di storia, sto male. Allora, di per sé, i camicioni ricamati li possiamo sempre trasformare in canottiere, in camice, anche soltanto per stare in casa, di quel bellino spesso, di quel cotone tessuto a mano, voi avete presente. Le salviette ricamate io ne ho tipo una cinquantina di dote, perché la mia mamma mi ha fatto la dote, le sto utilizzando sempre, le utilizzo dal primo giorno in cui mi sono sposata, per asciugarmi il viso, anche adesso dopo la skincare, queste cose, quindi io queste le ho sempre utilizzate, ma io non potevo far sì che questo prezioso tesoro andasse in una discarica o andasse in mano di qualcuno che non ne apprezzasse le meraviglie. Quindi potrebbe anche essere che io vi faccia vedere sul canale questo speciale. Svuota baule della nonna, perché sono molto appassionata di queste cose, perché raccontano delle storie, perché raccontano pezzi di vita che purtroppo noi e i nostri ragazzi non vedranno più, perché le ricamatrici non ci sono più, perché non siamo più portati a farci in casa tutte queste cose, perché non c'è più l'esigenza. E però io ci tengo a queste cose, mi piacciono tantissime, quindi se vi va potrei fare uno svuota baule antichità della nonna e così le condivido con voi, che so di sicuro che c'è qualcuno a cui piacciono queste cose. Bene, mi sono già fin troppo dilungata, io vi saluto, vi auguro una buona settimana, cercate di sopravvivere a questo caldo, bevete tanto. Idratatevi tanto, curate la vostra pelle, perché se fa così caldo la pelle ne risente. Vi abbraccio, vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, come sempre io vado sempre lunga. Vi ringrazio per tutti i nuovi iscritti e nulla. Vi auguro un buon pomeriggio. Ciao, a presto. Ciao ciao.